e quindi da adesso possiamo viaggiare in parallelo. Ecco, per prima cosa, per viaggiare in parallelo, io farei un CTRL-L che puliamo lo schermo. Eccolo qui, e vedete là in alto c'è il cursore che aspetta il mio comando. Allora, intanto facciamo un esempio molto banale, no? Se io scrivo 2 più 2 e poi dopo batto in Dio, ecco, lui mi risponde 4, il che è già qualcosa, no? Nel senso che almeno sappiamo che le operazioni lo possiamo usare come calcolatrice. Lo possiamo usare come calcolatrice, dimenticatevi quel numero 1 che vedete, quel numero 1 è semplicemente un registro che usa lui prima di darvi il risultato e vi dice: io l'ho catalogato come numero 1, a noi non interessa in questo momento. Ecco, vi dirò, usa quel numero 1 perché per lui il risultato è un vettore e quindi al primo posto di quel vettore ha messo il numero 4. Questo ve lo voglio chiarire perché ha messo quel numero 1, no? Cioè per lui il risultato è sempre un vettore, anche quando è un vettore che può assumere qualunque dimensione, poi lo vedremo. E quindi lui dice: al primo posto del mio vettore c'è il numero 4, che è il risultato. Allora, le quattro operazioni, vabbè, il meno è ovviamente, si usa così, e invece il per lo utilizzate con l'asterisco, il diviso lo fate tramite la linea di frazione e l'elevamento a potenza lo fate con il cappello. Bene, ecco, quando fate le operazioni potete usare le parentesi, numero illimitato, pulisco lo schermo, con le solite regole, quindi 2 più 4 per 3 elevato alla seconda, vi dà 146 perché 4 per 3 fa 12, elevato alla seconda 144 più 2 146. Le priorità sono le solite, quelle che usa anche Excel, quindi l'elevamento a potenza ha la priorità rispetto alla operazione di addizione e la moltiplicazione ha la priorità. 2 più 4 per 3, ci aspettiamo che prima faccia 4 per 3 12 più 2 14, esatto, quindi non fa prima la addizione poi la moltiplicazione, fa prima la moltiplicazione perché ha la priorità. E quindi se usiamo le parentesi dobbiamo essere, cioè se vogliamo stabilire le priorità diverse bisogna usare le parentesi, e qui direi che è tutto molto semplice. Ecco, fino adesso non abbiamo fatto altro che usarlo come calcolatrice. Bene, ora cominciamo a vedere qualcosa di un pochino più complicato, che sono le memorizzazioni delle variabili. Allora, se io faccio A uguale a 3, faccio B uguale a 5 e poi faccio A più B, mi aspetto 8. Bene. Ecco, quelle variabili sono memorizzate. Allo stesso modo, se io faccio C uguale A più B, ho memorizzato una variabile C, se voglio vederla, digito C e mi salta fuori 8. Voi a questo punto potreste pensare: beh, ma io queste cose le faccio anche con Excel in modo più facile. Ecco, in realtà ci renderemo conto tra poco di quali sono le differenze. Chiaramente per certi tipi di applicazioni io non ci penserei mai ad usare R, userei Excel, al contrario per certe altre. Ecco, ricordatevi, prima che proseguiamo, un'altra cosa volevo dirvi. È estremamente importante che voi impariate ad essere efficienti. Efficienti vuol dire che a fare un'operazione ci mettete il minor tempo possibile, o comunque andate vicini al minor tempo possibile. Questo è fondamentale, perché se a parità di attenzione e di accuratezza, attenzione, no? Cioè, quello che lo sto dicendo non è che voi dovete non controllare ciò che fate per essere più veloci, assolutamente no. Cioè, fermo restando che voi dovete fare le cose bene, ecco, farle bene, uno ci può mettere un'ora, ci può mettere 58 minuti, oppure ci può mettere 40 minuti. Ecco, tenete presente che fa una differenza enorme. Enorme perché? Per due motivi. Primo, perché siete sul mercato più competitivi. E competizione al giorno d'oggi ci dobbiamo abituare. Farà parte della nostra vita professionale, della vostra più che della mia.
ma ha fatto parte anche della mia e ne fa parte tuttora. Non c'è niente di male, voglio dire, competere, cioè c'è di male quando uno per competere fa lo sgambetto al proprio avversario, allora quello non va bene. Però competere in modo onesto e per essere migliori, secondo me, non c'è nulla di male. Se siete stati sportivi, se lo siete ancora, siete abituati a competere, e non c'è nulla di male. Io quando faccio le gare poi vado a bermi la birra con le persone che mi hanno battuto, quelli che ho battuto io. Però ecco, è fondamentale essere competitivi. Allora, se voi le cose le fate più velocemente, siete più competitivi. E guardate che al giorno d'oggi la differenza la fa quello. Cioè, lo stesso lavoro trovate un professionista che ve lo fa nei tempi che vi ha prospettato, un altro che ve lo fa con dei giorni di ritardo. Ed è difficilissimo trovare delle professionisti che siano puntuali. Questo è veramente difficile, così come è difficile trovare l'idraulico, il lattoniere, il muratore. C'è sempre da impazzire, uno li chiama e dice vengo lunedì, poi dopo lunedì non arriva, allora vengo mercoledì. Allora guardate, nel momento in cui una persona trova una persona puntuale, ecco, state tranquilli che continua, a parità di altre situazioni, continua ad andare da quella persona per sempre. Io mi sono reso conto che questa nella mia vita ha fatto una differenza enorme, mi sono sempre sforzato di dire finisco questo lavoro sabato, mi chiedo di farlo per sabato, lo finisco sabato. Questo mi sono sempre sforzato di farlo, fa una differenza enorme nella vostra carriera, credetemi, è proprio una tant'è che adesso nei curriculum, sia in italiano che in inglese, vedo proprio scritto tra le qualità del candidato provata puntualità nel espletamento delle proprie competenze, provata che significa che c'è qualcuno che può garantire. Ecco, è fondamentale, quindi questo cercate, da che cosa dipende la vostra puntualità? Dipende dal sapersi organizzare e badate che sembra una cavolata, però ci sono pochissime persone in grado di organizzarsi bene. Ecco, sapersi organizzare non vuol dire avere una vita monotona, essere, come dire, delle persone che non fanno altro che guardare la propria agenda, no, vuol semplicemente saper dire oh, devo fare questa cosa per domani, ce la faccio oppure non ce la faccio, e uno fa una valutazione, dice ce la faccio a fare questo per domani, se non ce la fate lo dite, ma se dite che lo fate poi dovete riuscire a organizzarlo per farlo. Quindi bisogna effettivamente sapersi organizzare, e se ritenete di non essere in questo al proprio dei campioni, vi suggerisco, si migliora, bisogna capire come fare, ma si migliora. E poi bisogna sapere utilizzare i mezzi a propria disposizione nel modo più opportuno, per cui uno che sa, che conosce i sistemi operativi e sa quale utilizzare, quindi a me chiedono un lavoro per domani, dico ah, aspetta che uso Unix, magari ci metto un'ora in meno rispetto a usare Windows, e questo è fondamentale, quindi voi dovete conoscere i mezzi a disposizione. Poi c'è un altro aspetto, se voi siete efficienti vi garantisco che la qualità della vostra vita migliora in modo astronomico. Perché al giorno d'oggi capita spesso che quando si lavora, per me è la norma, ci sono delle operazioni che vanno ripetute, questo è il motivo per cui poi ci facciamo dei programmi, no? Ora, se voi dovete ripetere un'operazione 10 volte e alla fine ci vuole un'ora a farlo, e voi lavorate 10 ore, se riuscite a farlo in 50 minuti, alla fine non lavorate 10 ore, lavorate 1 ora e 40 in meno, in quell'ora e 40 potete, se siete sportivi andate a fare sport, potete, se avete voglia di bervi una birra andate a bere, prendete un aperitivo, guardate, cambia la vita in modo radicale. E credetemi, delle volte cambia per dei dettagli, per delle quisquiglie, per cui uno sa che su Excel esiste una tale operazione, boh, quella tale operazione quel giorno gli fa risparmiare un'ora. E sembra una cavolata, ma io ho proprio riscontrato che è così. La vita cambia in modo notevole. Diventate, riuscite a fare molte più cose e riuscite comunque ad avere tempo per voi stessi. Per chi vi sta attorno. Bene, detto questo, andiamo avanti. Ogni tanto sconfino nella filosofia, portate pazienza. Allora, io ho memorizzato delle variabili. A questo punto ci si deve porre un problema di come faccio io a sapere quali variabili ho memorizzato. Allora, c'è un'istruzione che si chiama ls, che è un'abbreviazione di list, e alla quale però dovete fare seguire due parentesi, e poi dopo vi spiegherò perché. Ecco, questa istruzione vi visualizza le variabili memorizzate. Non vi dice il valore che hanno, però avete questa possibilità di vederle. Ve le visualizza in ordine alfabetico. Allora, questa istruzione vuole due parentesi perché questa non è un'operazione. Vedete che questa istruzione che noi gli abbiamo dato è qualcosa di diverso rispetto a dire A uguale a 2. Ecco, questa è una istruzione che il programma riconosce come una funzione, ovvero un'istruzione alla quale lui attribuisce qualcosa che deve fare
di molto specifico, si chiama funzione. Si chiama anche funzione perché questa istruzione ls prevede degli argomenti e questi argomenti vanno messi tra parentesi. Noi non li abbiamo messi, nel senso che abbiamo utilizzato gli argomenti di default. Allora vi ripeto, è una funzione. Funzione significa che è una istruzione specifica per questo programma, mentre a uguale a 2 non è un'istruzione specifica per questo programma, è un'istruzione matematica. Ecco, questa invece è un'istruzione specifica per questo programma, qualcosa che sotto Excel non esiste, ad esempio. Excel ne ha delle altre, no? Ecco, questa istruzione specifica si chiama funzione e si chiama funzione perché prevede degli argomenti. A cosa servono gli argomenti? Servono a visualizzare l'output, ad esempio, in modo diverso. Quindi, se io anziché visualizzare tutte le variabili ne volessi visualizzare solo alcune, posso dare, tra parentesi, degli argomenti. Gli argomenti servono a personalizzare il risultato della funzione. In questo caso io non ho dato nessun argomento, il che significa che il programma ha assunto dei valori di prestabiliti per gli argomenti stessi. E allora a questo punto mi potreste dire, però qua io non ce l'ho raccontata tutta, ne voglio sapere di più. Quali sono gli argomenti che posso dare? Che possibilità ho di esprimermi bene? A questo punto entra in gioco la conoscenza del linguaggio R, la conoscenza delle istruzioni. Quindi voi è necessario, per utilizzare questo programma, che impariate delle istruzioni. Una è l'istruzione ls, la funzione ls è un'istruzione che dovete imparare. Il programma ne ha milioni, non le dovete imparare tutte, dovete imparare solo ed esclusivamente quelle che vi servono. Quindi noi adesso le vedremo assieme, quelle che ci servono. Quindi voi non avrete in teoria bisogno di null'altro che di seguirmi per fare le esercitazioni. Però quello che io vi incoraggio a fare, visto che impariamo ad usare il programma, è di curiosare un po', in modo che voi possiate anche avere gli strumenti che sono necessari una volta in cui è maturata un'esigenza diversa per cavarvela da soli. Perché se voi mi seguite, finiamo il corso e poi, se dopo la fine del corso avete un'esigenza diversa da quella che abbiamo visto assieme, dovete sapere come informarvi e cosa, come fare ciò di cui avete bisogno. Ecco, tenete presente che qualunque tipo di calcolo che vi possa venire in mente con questo programma, così come con MATLAB, lo potete fare, bisogna solo sapere come si fa. E qualunque grafico che vi possa venire in mente, voi con questo programma lo potete fare, bisogna solo sapere come si fa, ripeto. Allora, quindi al di là di quello che vi dico io, come facciamo a saperne di più? Allora, la prima cosa che vi consiglio è di andare sul sito web e scaricarvi una guida molto rapida, la più piccola possibile. Allora, andiamo sul sito web e andiamo a vedere manuals. Allora, intanto sotto documentazione vedete che ci sono le FAQ, ci sono dei libri, tante cose. Noi andiamo a vedere su manuals. Allora, ecco qua, vedete che in inglese, molto probabilmente trovate anche in italiano, io vi do un consiglio, scaricatevi il manuale in inglese e leggetevelo in inglese, perché non c'è niente di più semplice per iniziare a imparare l'inglese o per perfezionarsi che leggere sul manuale di un software, perché alla fine i termini sono pochissimi, farete un po' fatica a leggere le prime pagine, ma dopo andate via spediti. Io il suggerimento che vi do è tutto spassionato. Ecco, lo trovate anche in italiano, questi manuali, ma io se fossi voi andrei in inglese. Allora, un'introduzione ad R. Bene, allora vediamo un po' quanto pesa, quante pagine sono. Secondo me sono poche, vediamo un po', poche. Non è poi che vogliamo, sono 100 pagine, va benissimo, quindi così, cioè c'è già fin troppo. Ecco, quindi io questo lo scaricherei, poi lo terrei lì. Non dico che ve lo dobbiate leggere assolutamente, tenetelo lì un attimo. Però intanto sapete, se vi viene una necessità, dove andare a cercare. Vedete che qua c'è tutto quello che io vi sto dicendo e molto di più. Quindi questa è una prima possibilità. Ecco, poi l'altra possibilità è l'help. Allora, l'istruzione ls, R ha un help fatto molto bene. L'istruzione ls, ne voglio sapere di più. Bene, allora fate help ls, che si può, help è un'altra funzione e gli do un argomento che è ls. Ecco, vedete qua, adesso faccio un po' ridurre perché purtroppo aumentando il font mi scasina un po' l'impaginazione, quindi ho ridotto un po' la grandezza del font
Allora, vedete che LS vi spiega che cos'è. Se avete, dunque, io ho la versione, forse c'è anche l'help in italiano, non ne sono del tutto sicuro. Se avete scaricato la versione in italiano non sono del tutto sicuro se l'help, comunque in ogni caso, anche in questo caso vi direi leggetevelo in inglese. Allora, che cosa vi dice? Vi dice una descrizione breve della funzione, che cosa fa? E vedete che dice ls ritorna un vettore di stringa di caratteri che dà i nomi degli oggetti che sono inclusi nell'ambiente specificato. L'ambiente specificato, io prima non ho specificato nulla, quindi l'ambiente era l'ambiente di lavoro nel quale stavo lavorando. Quando è invocato con no argument, quindi con no argomenti, ls mostra che dati e funzioni un utilizzatore ha definito, ed è esattamente quello che ho fatto io prima, cioè l'ho invocato senza argomenti ma ho fatto vedere i dati, le funzioni che avevo definito. Vabbè, il resto lo saltiamo perché cerco di semplificare. Allora, e qua vi dice come si usa. Ecco, vedete che scrive ls, poi apre la parentesi e vi lista tutti gli argomenti possibili. Per cui, allora, il primo argomento è il nome, il secondo argomento è la posizione, dimentichiamocelo, nel senso che voi quando aprite una sessione di R potete fare tanti ambienti di lavoro, noi non complichiamoci la vita adesso, teniamo su un solo ambiente di lavoro che è quello nel quale stiamo lavorando, quindi la posizione dimentichiamocela. Anche questo, questo altri argomenti dimentichiamoceli, environment, all names, eccetera. Ecco. Tra l'altro, quando a un argomento segue il segno uguale, vi mostra dopo il segno uguale il valore di default. Normalmente quando un argomento non ha un valore di default suggerito, allora significa che quell'argomento è necessario. Ma non è questo il caso, non è questo il caso perché nonostante non ci sia per il name un argomento di default suggerito, LS funziona lo stesso anche se non gli date l'argomento name, e funziona lo stesso perché nella descrizione ve l'ha detto. Vi ha detto attenzione, se tu lo invochi senza argomenti ti dà tutte le variabili che hai definito, e poi vi descrive tutti questi argomenti. Ecco, quindi se a noi interessa il name, vedete che dice che name è l'ambiente nel quale vogliamo listare le variabili, e dice il default è l'ambiente corrente, quindi noi non abbiamo mica messo nulla per name, il default è l'ambiente corrente. Bene, ecco, questo è quanto. Ogni funzione ha l'help, l'help si può invocare rapidamente in questo modo, punto interrogativo ls è uguale. Per uscire dall'help potete fare, dovete schiacciare Q. Ecco, poi vedremo altre funzioni. Allora, intanto, tutte le funzioni base, matematiche e trigonometriche, sono inserite nel programma. SQRT di 4 vi dà il valore 2, chiaramente bisogna sapere che si scrive SQRT, scusatemi, ho fatto un errore. Ecco, idem help SQRT, e qua vi dà un help che è cumulativo per il valore assoluto ABS per SQRT. Ecco, poi potrebbe venirvi in mente il seno, quindi seno di 3,14 dovrebbe venire 1, no 0, scusatemi, sì 0, il coseno di 3,14 dovrebbe venire 1, diventa negativo perché è appena prima di 180 gradi, poi la tangente, eccetera. Che dovrebbe venire quasi 0 e
molte altre. Dunque, torniamo alle nostre variabili. Allora, queste variabili sono memorizzate, il che è un'operazione che voi ripeterete molto spesso, perché chiaramente tutte le volte che volete memorizzare un risultato, tutte le volte che volete assegnare, utilizzare delle variabili, le dovete memorizzare. Ecco, memorizzare significa che vi si deve porre il problema di salvare. Allo stesso modo in cui voi cominciate a lavorare su Excel, cominciate a popolare il vostro foglio elettronico, anche qui, nel momento in cui cominciate a popolare questo ambiente con delle variabili, dovete porvi il problema di salvarlo. Ecco, è fondamentale, e anche se lavorate con dei sistemi operativi robusti, dovete sempre ricordarvi di salvare, non soltanto alla fine dell'esercitazione, ma deve diventare per voi un'operazione automatica. Allora, adesso io ho sempre il problema che io salvo con una... Allora, io salvo in questo modo ed è del tutto inefficiente, quindi adesso poi cerchiamo anche di capire, però me la devo studiare, come si fa a salvare con una funzione. Allora, io di solito salvo in questo modo, esco, per uscire Q seguito da due parentesi, e nel momento in cui schiaccio invio mi chiede, vuoi salvare? Ecco, a questo punto se uno schiaccia no, è finita. Quindi dovete tenerlo ben presente, va schiacciato yes, e tenetelo presente, purtroppo non c'è niente da fare. Lo stesso modo in cui voi chiudete Excel, vi chiede vuoi salvare, scrivete no, finita, non c'è più niente da fare. Allora, la cosa positiva è che se io salvo, poi voi uscite dal programma, poi lo fate ripartire, ecco, riparto, ho le mie variabili dentro, ma non solo. Se usate la freccina in alto, c'è tutta la storia passata. Questo è un grande valore aggiunto rispetto a Excel. Cioè, il programma, quando salva, non salva solo le variabili, salva anche la storia di tutto ciò che avete fatto. Questo è utilissimo, è di un'utilità estrema. È di un'utilità estrema. Perché è di un'utilità estrema? Beh, provate a immaginarvi, noi adesso, immaginate che facciamo un esercizio insieme, lo facciamo per 2 ore e lo facciamo attraverso tutta una serie di istruzioni che potrebbero diventare anche 200, poi voi salvate, andate a casa e riuscite a ripetere tutto, perché avete tutte le istruzioni memorizzate, lo ripetete perfettamente. Ecco, questo è qualcosa che con Excel non riuscite a fare, con Excel avete salvato il foglio, poi a casa lo riaprite, lo guardate, ma non riuscite a ripetere. Cioè, di fatto, R automaticamente memorizza tutto ciò che fate. E oltretutto ripeterlo è estremamente semplice. E vedremo come fare. È estremamente semplice. Ecco, si può anche visualizzare ciò che si è fatto con History. Ecco, History come argomento potrebbe prevedere il numero di istruzioni passate, ad esempio 4 da visualizzare. E vedete che qua mi dice le ultime 4 istruzioni. Oppure, se non gli date nessun argomento, ve le fa vedere tutte. Eccole qui. Vedete che c'è tutto dall'inizio. La prima istruzione che avevo fatto era 2 più 2, trovatela in alto, c'è tutto. Anche MATLAB lavora così, non ci sono grosse differenze. Le istruzioni sono diverse, ma... Ecco, tenete presente però che per autoproteggersi la storia passata viene salvata soltanto per un numero di istruzioni alto ma non infinito. Ecco, e quindi questo è bene saperlo, nel senso che adesso io non ricordo esattamente quante istruzioni passate vengono visualizzate, potrebbero essere 1000, però non credo, aspettate un secondo che provo a vedere History, se c'è, sotto l'app se è specificato.
vedete che c'è history, guardate, lasciate perdere load history e save history che li vediamo tra un attimo. Guardate invece del left per history, dice max show uguale 25, quindi è molto probabile che di default, se voi non date argomenti, ne faccia vedere solo 25. Però non significa questo che non ne abbia memorizzati di più, ne ha memorizzati molto di più. E poi c'è un reverse che potete dare, reverse significa che vi fa vedere non dalla prima all'ultima, ma dall'ultima alla prima. E pattern non so cosa sia, bisognerebbe andare a vedere. Dice pattern è una stringa di carattere mediante la quale potete cercare nella storia solo determinate istruzioni. E letteralmente dice a character string, quindi una stringa di carattere to be matched against the lines of the history. Quindi significa che se gli date pattern, immagino che lo voglia come carattere, facciamo una prova, esco un attimo dall'help, facciamo una prova, praticamente se io faccio la mia history, e scusatemi. History. Allora, supponiamo che io voglia cercarmi la radice quadrata, l'istruzione con la radice quadrata, proviamo a vedere se funziona facendo history, facciamo pattern uguale sqrt, e quello che mi aspetta adesso è che mi visualizzi tutte le istruzioni che contengono al loro interno sqrt, eccole qua, vedete. Scusatemi che va in fondo allo schermo, fatemi vedere, no, non riesco a farlo risalire. Allora, torniamo all'help di history, volevo capire se ci dice quanti ne memorizza al massimo. Dice, fa una menzione al massimo 250 istruzioni salvate, però non capisco bene se si riferisce a questo sistema operativo piuttosto che a un altro. E si può, c'è la possibilità di aumentare questo numero dando, quando si fa partire il programma, settando delle opzioni. Però non mi preoccuperei adesso, questi sono livelli di dettaglio un po' troppo elevati per la nostra conoscenza attuale. Allora, la cosa invece importante è, se volete salvare soltanto la storia, e questo può essere utile per quale motivo, se avete dei dubbi che potreste perdere delle istruzioni perché il programma non le memorizza, può essere utile salvare la storia in un file. Allora, a questo punto basta fare save history, poi ci si mette file uguale e poi ci si mette tipo esercitazione 1.txt. Allora, se io faccio questa cosa, che risultato mi aspetto? Mi aspetto di salvare la storia, aspettate che adesso ve la porto su, mi aspetto di salvare la storia su questo file esercitazione 1. Allora, a questo punto però, e l'ha fatto, vedete che l'ha salvato da qualche parte, adesso si apre questo problema, dove l'ha salvato? Allora, sotto Mac e sotto Unix è molto semplice, io faccio partire R da una directory di lavoro e mi salva il file su quella directory di lavoro, se non gli do altre istruzioni. Ecco, sotto Windows purtroppo è un po' più complicato, ve lo salva sul desktop, però non è immediatamente visibile. Cioè bisogna sostanzialmente trovare dove l'ha messo, non è banale, anche perché ho visto che dipende dalla versione di R, in passato purtroppo ho dovuto perdere con gli studenti 10 minuti per fargli capire dove di default il programma salva i file. Ecco, tenete però presente una cosa, che se voi, anziché dargli il nome file senza percorso, gli date il percorso, voi potete specificargli un percorso assegnato. Il problema è che molto spesso voi, chi usa Windows, non è abituato ad assegnare un percorso, per cui voi siete abituati a salvare su desktop e tutti i programmi di Windows normalmente vi fanno vedere tramite un menu a tendina desktop e voi salvate lì. Questo è quello che gli studenti di solito fanno, ma anch'io.
Ecco, il problema è che in R non avete questa opzione, cioè non vi fa vedere automaticamente il desktop. Non so se il menu a tendina vi dà questa possibilità, però anche se ve la desse, vi consiglierei di imparare il percorso del desktop e scriverlo qua dentro. Ecco, questo vi consiglio di farlo, perché poi anche quando utilizzerete MATLAB, eccetera, imparare il percorso del desktop è importante. Allora, sì. Perché? Allora, c'è qualcosa che non va, vediamo un po'. Dallo stesso errore potrebbe essere il percorso, forse perché non permette di scrivere. Allora, proviamo a trovare il percorso. Allora, dunque, facciamo così. Aspettate che faccio partire la macchina Windows, perché bisogna che lo facciamo da assieme, sennò diventa... Allora, per prima cosa bisogna che mi crei un file sul desktop, aspettate che solo un secondo. Bene, allora, adesso ho creato sul desktop di Windows un file che si chiama prova.txt, adesso il problema è trovare il percorso, no? Allora, il percorso, per farlo bisogna aprire la gestione delle risorse, Explorer, il file, e poi bisogna andarsela a cercare, senza però andare a cliccare direttamente su desktop, perché chiaramente potrei andare qui e mi trovo già il mio file prova.txt, ma questo non mi dà il percorso. Allora, il percorso bisogna andare prima sul disco locale, C due punti, poi direi che bisogna andare sotto utenti, perché non prendo, eccolo qua, poi direi il mio nome utente, che è questo, non fateci caso al nome, è un po' bizzarro. Quindi praticamente è C, poi adesso aspettate che lo c'è, è desktop, direi che è questo. Bene, ci siamo. Allora, praticamente il percorso è questo, aspettate che ve lo scrivo. Aspettate un secondo che ve lo scrivo. Allora, nel mio caso il percorso è questo. Allora, vediamo un po' se riesco a aumentare il font per farvelo leggere meglio. C, allora, C due punti, tutto minuscolo, è doppio slash, poi bisogna tornare qua, che non mi ricordo già più, C due punti, utenti con la U maiuscola, quindi utenti, uno slash, poi nel mio caso il mio nome utente, che è Sturno, slash, e alla fine desktop. Ecco, questo è il mio percorso. Adesso, per fare una prova, provo a salvare questo file che ho creato con blocco note, salvo con nome e lo salvo su questo percorso, quindi faccio... Scusatemi che ho, non ho fatto esca anziché salvo, salvo col nome, allora faccio così e poi faccio
prova1.txt e dovrebbe essere equivalente a salvarlo sul desktop. Cioè se io in basso al nome file, in blocco note, che è un programma Windows, ci metto il percorso, dovrebbe essere equivalente a salvarlo sul desktop, mi dice che non è valido, bene. Allora, adesso cerchiamo di... Ah, scusatemi, il doppio slash è sbagliato, ci vuole uno slash solo. Però mi dice non esistente, anche qua. Fai partire. Ah, maiuscolo, sì. Avete ragione, C maiuscolo. E a questo punto, però anche questo mi dice che non va bene. Allora, un attimo solo che c'è qualcosa che non quadra, sempre tutti gli anni devo impazzire con questa cosa. C. Allora, questo è perché è un collegamento, cioè è questo che non quadra, aspettate solo un secondo. Allora, provo in questo modo, provo in inglese. Sì, adesso l'ha preso. Allora, praticamente nel mio caso volevo utenti in inglese, C users student.